Quindi dicevamo, da una parte abbiamo il caro energia, problema ancora irrisolto, e dall'altro il conflitto attuale in Ucraina, che rischia di presentare un conto salato per le imprese agricole italiane. In più si stimano ripercussioni anche sullo scaffale per i consumatori. Sono le tematiche sul tavolo attualmente e oggi ne parliamo con Stefano Francia, Presidente nazionale Giovani CIE Agricoltori Italiani. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie a voi, ben ritrovati. Vorrei iniziare da lei a parlare del prezzo del grano tra le materie prime, sicuramente indubbiamente più colpite dalla crisi geopolitica, considerato anche che la Russia e l'Ucraina insieme producono quasi un terzo del grano mondiale. I prezzi nelle ultime settimane abbiamo visto hanno raggiunto rialzi tra il 7 e il 10% e poi c'è il rischio del blocco dei fertilizzanti indispensabili alle coltivazioni. Che tipo di feedback ci può dare CIE Agricoltori Italiani? Beh, innanzitutto c'è un aumento costante del prezzo del grano, ma anche della soia e del mais. Abbiamo visto che il grano ha avuto un aumento negli ultimi giorni di un 10%, come anche la soia e il mais. C'è una preoccupazione seria per quella che è la situazione dei fertilizzanti, che hanno avuto un aumento del 200%, e i fertilizzanti, ricordiamo, hanno come paese di provenienza proprio l'Ucraina e la Russia, per una questione anche di materiali con cui si producono, i minerali si trovano all'interno di quei paesi. Su questo va aggiunta la questione che riguarda il nostro comparto zootecnico, in special modo l'allevamento per il latte, che nelle ultime settimane ha avuto degli aumenti importanti. Ricordiamo che un litro di latte oggi costa farlo alla produzione sui 45 centesimi, mentre ne vengono riconosciuti solo 39 i nostri produttori. Quindi capite che stiamo andando veramente in stress all'interno di quell'area delle nostre imprese, anche perché nello scaffale lo troviamo dalle ore 50 alle ore 70, quindi ci sarebbero ampi margini di miglioramento per i nostri produttori. Per ultimo c'è il tema dell'energia, che è strategico per le imprese agricole, lo è di più per alcune delle nostre aziende che fanno allevamento. Su questi ci sono stati degli aumenti del 120%, ma purtroppo siamo tra gli esclusi del provvedimento che riguarda l'energia. I 5,5 miliardi stanziati dal governo riteniamo siano insufficienti, riteniamo che vada considerato quanto è l'impatto dell'energia all'interno del bilancio delle aziende e non vadano aiutate solo le aziende che hanno, diciamo, un grosso consumo di energia, perché purtroppo all'interno delle nostre aziende il consumo energetico ha una forte matrice e dall'altra parte dobbiamo veramente ragionare su una maggiore autosufficienza dell'energia. Questo è un ragionamento che come paese dobbiamo fare al più presto possibile, perché dopo 2 anni di pandemia e questa cosa brutta che sta accadendo nell'ultima settimana, delle riflessioni vanno fatte. Abbiamo visto il governo che comunque si sta spostando anche per le forniture di gas presso altri stati, no? Per non essere più dipendenti dalla Russia. E a fronte di un Esatto. mercato così speculativo e comunque così instabile, quali gli scenari, secondo lei che si possono aprire anche per rendere più autosufficienti le imprese agricole dal punto di vista energetico? Gli scenari sono quelli naturalmente, da una parte un potenziamento del fotovoltaico, come abbiamo visto ci sono delle risorse anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche tutto il grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni sul gas ricavato dalle materie di scarto agricole o dai biodigestori agricoli. Ecco, su questo va fatta un'attenta riflessione, come bisogna anche ragionare su tutta l'energia che possiamo sfruttare, eolica, ma anche, diciamo, tutta quella che possiamo produrre con gli scarti di produzione. Tornando ai prezzi di frumento e cereali, massimi storici, che comunque vanno a complicare una situazione mondiale già parecchio sotto stress, la Russia è uno dei più importanti produttori al mondo di grano. La sua produzione si attesta attorno ai 75 milioni di tonnellate, poi seguito con 50 dagli Stati Uniti e a seguire Canada, Ucraina e Australia. E poi c'è anche l'accordo, no? Siglato l'8 di febbraio tra il leader del Cremlino, scusi, e Xi Jinping, il leader cinese, durante i giochi invernali, l'abbiamo visto tutti quanti sulle spalte delle Olimpiadi, che hanno siglato un accordo appunto per le trattative di import. Perché la Cina che compra il grano dai russi può essere un problema anche per noi?
Allora, innanzitutto questo accordo fatto durante le Olimpiadi si preoccupa per due motivi. Il primo è che la Russia in un qualche modo ha un paese, permettetemi di dire, amico, che gli evita di avere le problematiche che stanno sorgendo negli ultimi giorni e quindi ha un approvvigionamento da un canale che non è quello del mondo occidentale. L'altro è il problema nel nostro paese, dove abbiamo ad oggi il 65% di produzione nostra, ma sulla produzione pastaria non solo del nostro paese non è sufficiente. Quindi Ucraina e Russia erano e sono i paesi più importanti dopo la produzione nazionale. Parlando infine di vino, perché comunque c'è una fetta importante di export italiano anche verso questi paesi del comparto vitivinicolo. E verso l'Ucraina l'export italiano vale attualmente 50 milioni di euro, erano 38,4 milioni nel 2020, mentre quello russo nel periodo gennaio-novembre ha superato i 135 milioni di euro contro i 113 del 2020, crescendo anche a volume. Ma l'incremento fin qui ottenuto rischia di essere bruscamente interrotto anche con rischio di embargo da parte di Putin sul vino, e quanto costerebbe l'Italia questa ipotesi? Allora, noi possiamo ipotizzare che se tutto continuava nella regolarità il prossimo anno avremmo sfiorato i 200 milioni, perché se il tasso di crescita in Ucraina e Russia erano quelli che lei ha prima citato, sicuramente avremmo raggiunto un livello quasi dei 200 milioni, che ad oggi siamo maggiori esportatori addirittura della Francia, che era un paese storico all'interno di quei due paesi. Il problema ad oggi è, e per le forniture attuali che si trovano ferme nelle dogane, per ovvi motivi, visto le situazioni che accadono con la guerra in corso, ma nel caso non si riesca a trovare un accordo e nel caso la Russia mette un embargo nei nostri confronti, rischiamo un danno di più di 150 milioni di euro. Su questo bisogna guardare subito come reindirizzare le nostre produzioni vitivinicole, riuscire a trovare degli altri paesi dove portare questo prodotto, ma sicuramente un supporto immediato alle imprese serve, altrimenti rischiamo di andare al collasso con uno dei settori più importanti del nostro Made in Italy. Grazie allora Stefano Francia per il suo contributo, Presidente Nazionale Giovani di CIE Agricoltori Italiani. Buon lavoro a lei. Grazie anche a lei. Grazie, allora abbiamo ora...